Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi fit check elegante. Guardate che carino questo abitino, questo è il mio abitino buono. Anche nei cartoni, anche nei film hanno l'abitino buono per la festa. E questo è il vestito, secondo me, più bello che ho. Voi che dite, carino? Sì, è proprio bello. Quasi... è molto elegante anche. Sì, io lo trovo molto elegante. So che delle ragazze qua in zona l'avevano comprato per andare a un matrimonio, cioè chi... delle cerimonie. Io non avevo nessuna cerimonia quando l'ho comprato, però mi piace tantissimo e comunque lo uso, vedete, è bellissimo anche qua il dettaglio, lo uso tipo 2-3 volte all'anno perché mi dispiace pure di rovinarlo, è 5 anni che ce l'ho. Lo adoro, costava letteralmente una follia perché quando l'ho visto in quella vetrina costava 390 euro, ed è di marca Nenette. Ovviamente io non l'ho pagato 390 euro, ho pregato per un mese e mezzo che rimanesse la mia taglia con i saldi, e sì, era rimasta la mia taglia con i saldi. Più che altro sono passata a misurarlo tipo 18 volte. E alla fine nel negozio me l'avevano dato con i saldi un po' in anticipo, perché sì, non dico che si era un po'... aveva visto che ero innamorata, però comunque non l'avrei mai comprato per 390 euro. E quindi me l'aveva dato meno ovviamente del 50%, però è rimasto tipo nel mio cuore il vestito più bello che ho, il vestito più costoso che ho da usare tutti i giorni, diciamo, da usare così, cerimonia tutti i giorni. Non è un vestito per andare a un matrimonio, non è un vestito da sposa, quindi chiaramente meno costoso di quelli, però per me il mio target, vestiti da cerimonia, cioè questo è il massimo, io più costoso di così, no. Se non sono la sposa. Sì, giustamente. La sposa posso capire, cioè se io sono la sposa voglio che il mio vestito sia una favola. Però se sono comunque un'invitata a una cerimonia, un'invitata a un appuntamento galante, ok, un vestito così, ma non di costoso di così, ecco, io non sono per i grandi prezzi, io sono più una da grandi magazzini. Ecco. Sì, alla fine poi non è ciò che indossiamo e quanto costa, ma come ci sentiamo, come lo portiamo, ciò che siamo noi, a volte, spesso, ciò che siamo noi che diamo spessore e valore a un capo. Poi ovviamente questo l'ho visto in vetrina, ho sbattuto la testa quando l'ho visto, ho detto è bellissimo, perché ovviamente il manichino era alto, bello e con le forme al posto giusto. Poi io me lo sono misurata e avevo un tanto così in più. Vi ricordate? Sì. L'ho tagliato, praticamente c'era un altro pezzo uguale a questo con due pizzi lungo, e quindi io toccavo per terra alla grandissima, anche così con i tacchi, cioè questo è giusto, l'altro invece mi passava oltre il tacco un tanto così. È tanto più lungo. E ci inciampavi. Sì, era la S, però probabilmente una S per top model, cosa che io non sono, perché al limite sono al massimo una top model, top. Cioè bassa, bassa e anche un po' ghiattolina. Però va bene, non importa. Le scarpe le adoro e sono super scomode. Ah, pensavo comode! No, sono super scomode. Le ho comprate in due colori, ovviamente. Ecco, ovviamente, perché quando sono scomode... Perché nel negozio erano bellissime. E le ho prese beige e nere. Perché secondo me ho detto nude, beige, è troppo top. E le ho prese con i saldi. Sempre, mi raccomando, la prima regola, ti piace? Non importa, comprala con i saldi, che dopo quando arrivi a casa non si sa mai che magari non ti piace più. Quindi per sicurezza tu te la catti con i saldi, che almeno dopo ti fa meno male il cuore se non lo metti, no? Tanto. Sì. E poi rimane. Lo paghi anche di meno. Questa è una leggenda metropolitana, dicono, compralo subito che poi non rimane, ma che io lo trovo sempre. È vero? Io forse perché... sono bassa, ho il piede piccolo, magari sì, non sembrerà in camera, ma sono un po' abbastanza minuta. La mia taglia mi rimane sempre. Devo dire che sono fortunata. Raramente cedo a prenderlo a prezzo pieno, devo essere proprio in fissa e che costi un prezzo giusto, non troppo costoso, non... Oh oh, sta iniziando a piovere! Sta tutto intorno, ma non sopra la Lallix, vestito bagnato. Arriva il temporale, mi sa. Va bene, dai, quello puoi ritirarlo, però io finisco di
di registrare. Oddio, sta iniziando a piovere forte. Dai, continua. Va bene, come volevo far vedere le scarpe. Oddio, madonna, proprio adesso. Cioè, ma... fatto la pioggia. Guardate che belle queste scarpe, sono carine. Che dici? Allora, sì, sono proprio belline. Non si aprono, non si chiudono da qua. Ah, io questa che... è una finta, ma si aprono, madonna, e si chiudono da qua dietro, vedete? Belle. Bella alta con la zeppa. Che pioggia! Che è successo? Mamma mia, piove, si iniziano a schiantare tutti. Il vestito, allora, il vestito costa tanto, la scarpa 70 euro con i soldi. Aiuto! Però adesso, aspettate tutto il giorno a fare il pizza, che adesso piove. La canotta, comunque, volevo dire che io, siccome qua è tutto traforé e anche qua, metto sempre una canotta sotto. Perché, sinceramente, se no, è troppo scollato, questo è un fail, è un check fail. E deixiamo a ton, finiamo la registrazione. E la canotta l'ho pagata 9 euro al mercato, comunque. Vi saluto, qua sulle Dolomiti. Oggi, come potete vedere, il tempo non è bellissimo, perché mentre registriamo è arrivato il diluvio. Ora scappiamo dentro, perché non vorremmo rimanere ovviamente fulminati. Vi salutiamo. Vi mandiamo un bacio grandissimo, vero? Li salutiamo? Sì, dai, salutali! Vi ricordiamo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, anche perché vedete, queste sono registrazioni a condizioni estreme, quindi registratevi, sì, iscrivetevi al canale. Schiacciate un pollicino per non perdere. Cosa sto dicendo? Schiacciate un pollicino se vi è piaciuto. E ormai oggi c'è che è andato così. Un bacio come sempre dalla vostra Lalli. Ciao!